Benvenuti a Vite Cambiate, la trasmissione dove raccontiamo di vite trasformate, trasformate da Dio. Sono il pastore Claudio Ferro e oggi c'è con me Luigia e insieme con lei anche suo marito Roberto, che incontreremo più tardi. E ci racconteranno anche loro delle loro vite cambiate, cambiate da un incontro speciale con Gesù. E noi vogliamo presentarvi queste vite cambiate sempre pregando che possa accadere anche voi, perché forse oggi sei in un momento difficile della tua vita, ma se guardi in alto, se guardi a Dio, puoi cambiare la tua vita. E voglio raccontarti per iniziare la storia di un uomo nella Bibbia la cui vita è stata profondamente cambiata. Il suo nome era Saulo di Tarso. Era un ebreo, un fariseo, un giovane che era cresciuto, dice la parola di Dio, ai piedi di Gamaliele, quindi una delle università più prestigiose del tempo, quindi un giovane in carriera. E questo giovane era così zelante per la sua fede, per il suo Dio, che a un certo punto si mette a perseguitare i cristiani. Questa nuova setta, come la definisce, che è iniziata dopo la morte e la risurrezione di Cristo Gesù. E lui andava cercando questi uomini, queste donne che professavano questa nuova fede in Gesù di Nazareth. E addirittura dice che quando li trovava gli confiscava i loro beni, li incarcerava e addirittura alcuni li ha fatti anche morire. Quindi immaginatevi che tipo di persona era questo. Infatti era anche presente al primo martirio della storia, quello di Santo Stefano, che è stato martire, lapidato, e Paolo, che a quel tempo era Saulo di Tarso, teneva le vesti, si dice, quindi era lì a controllare che la cosa si svolgesse come doveva per poi riferirla ai sacerdoti. Ed infatti un giorno lui chiede ai sacerdoti il permesso di andare con delle guardie a Damasco per andare ad arrestare questi seguaci della via, come li chiamavano al tempo. E voglio leggervi dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, dove si racconta appunto di un incontro che questo Saulo di Tarso, il persecutore della Chiesa, ha con Cristo Gesù. E lo leggiamo dagli Atti degli Apostoli. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Quindi vediamo questo Saulo che va a cercare questi seguaci della via, che oggi non diciamo i cristiani, all'inizio venivano chiamati così perché seguivano la via, cioè Cristo Gesù, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E lui va a cercare appunto questi seguaci di Gesù per poterli incarcerare. Ma guardate cosa succede mentre si trova sulla via di Damasco. Ora avvenne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno. E caduto a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? E il Signore disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli? Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E da quel momento la storia di quest'uomo non fu più la stessa. Da quel momento Saulo di Tarso diventò quello che noi chiamiamo l'Apostolo Paolo, che scrisse 2/3 del Nuovo Testamento e diventò un apostolo, appunto, che portò il Vangelo di Gesù in molte parti del mondo, fino a Roma. E vediamo che in un attimo la vita di quest'uomo, che era un persecutore,
che era uno così zelante per Dio, così convinto nelle sue idee, così convinto che stava servendo il Dio dei suoi padri, quindi la religione con cui era nato, con cui da sempre tutte le generazioni prima di lui avevano servito. E quindi lui si sentiva forte in questa sua sicurezza, nella sicurezza di una religione che credeva Dio gli aveva dato. Ma un giorno ha questo incontro con Gesù. E Gesù lo deve buttare giù di cavallo, perché mentre si trovava appunto a cavallo viene folgorato da questa luce e cade a terra. Alle volte Gesù ci deve buttare giù da cavallo. Quel cavallo rappresenta il nostro orgoglio. Quel cavallo rappresenta le nostre sicurezze nella vita, anche certe sicurezze religiose o altri punti nella nostra vita in cui noi ci affidiamo e ci teniamo stretti per correre tutta la nostra vita, convinti che sia la giusta via. Ma Gesù a un certo punto arriva per quest'uomo e lo cambia, lo trasforma definitivamente. E questo è quello che Gesù fa. Viene nella nostra vita. Alle volte ci deve buttare giù da cavallo, ci deve fare cambiare un po' idea, ma perché? Perché lui ci vuole conoscere e vuole che lo conosciamo e che abbiamo una relazione con lui. Perché Gesù non è venuto per impostare un'altra religione, di quelle ne abbiamo già abbastanza nel mondo, ma Gesù è venuto per salvarci. Lui stesso ha detto: io non sono venuto a condannare il mondo, ma a salvare il mondo. E così come la vita di Saulo di Tarso, un uomo religioso, un uomo convinto delle sue idee, con una carriera davanti a lui come fariseo, come sacerdote, ecco che viene improvvisamente trasformata. Io credo che Gesù può trasformare anche la tua vita, può farsi conoscere da te. E oggi abbiamo appunto con noi anche Luigia, che ci vuole raccontare come la sua vita è stata trasformata, è stata cambiata con un incontro. Forse non sarà stato così folgorante come quello di Paolo, però ogni incontro con Gesù è sempre un incontro speciale, un incontro personale, particolare. Avete sentito anche nelle altre trasmissioni di vite cambiate e trasformate da questo incontro. Allora oggi sentiamo intanto la testimonianza di Luigia e poi sentiremo anche quella di Roberto, di suo marito. Sì, allora diciamo che oggi ognuno di noi, la maggior parte diciamo, si accosta al Signore o alla ricerca del Signore solo quando sta nei problemi, nella malattia, oppure deve essere arrivato proprio in situazioni veramente dure, forti, proprio quando tocchi veramente il fondo. E invece per me non è stato così. Diciamo, io avevo diciamo, una famiglia felice, un fidanzato che mi amava, un lavoro, e quindi diciamo che non ero alla ricerca del Signore. Tutto è successo quando io stavo al bar, al lavoro, mi è venuta a trovare un'amica dell'infanzia, e lei al momento lavorava, studiava a Firenze, e quando l'ho vista era veramente diversa, e quello mi ha colpito tanto. Era felice e subito mi ha detto: sai Luigia, dice, io ho trovato la verità, e l'ho trovata nella Bibbia. La Bibbia è parola di Dio. E poi mi ha raccontato la sua esperienza, insomma, e io gli ho detto: ah, ok, sono contenta per te, perché ero veramente contenta di averla vista diversa. E poi da lì è passato, diciamo, un anno. Ci siamo rivisti sempre, diciamo, io stavo sempre al lavoro, l'anno successivo, e abbiamo riparlato di più del mese. Poi a un certo punto, non so, dico, ma senti, raccontami un po' chi è questo Gesù, quello che tu hai incontrato, che ha trasformato la tua vita. E lei in quel momento mi ha detto soltanto che lui era morto per i miei peccati, su quella croce. Io mi ha detto veramente queste poche parole, però mi hanno toccato il cuore. E a un certo punto ho sentito qualcosa dentro, mi veniva da piangere, ancora sono emozionata a raccontarlo, perché l'incontro con Gesù è proprio
ti trasforma, è una cosa che senti dentro e non lo puoi spiegare, lo devi proprio vivere. E poi è finito così perché io sono dovuta ritornare al lavoro, però è come se non ero presente quasi lì dove stavo, cioè ero proprio presa da quelle parole. E nel pomeriggio gli telefono, dico guarda, dico io vorrei conoscere di più la Bibbia, vorrei pregare insieme, leggere insieme, saperne ancora di più. E mi era venuta tanta sete di sapere di questo Gesù che era morto per i miei peccati. E da lì insomma è iniziata la mia relazione proprio con lui. E a un certo punto il Signore, tra le prime cose in cui mi ha parlato, era sul matrimonio, perché io in quel periodo convivevo con mio adesso attuale marito, ma allora era mio fidanzato, e che appunto ci metteva di fronte che dovevamo sposarci, perché comunque il matrimonio l'ha costituito il Signore, e quindi sono andata dal pastore e ho detto, ma dico, io ho capito così così, dico, è vero, insomma, ci dobbiamo sposare, e lui mi ha spiegato effettivamente che non va bene la convivenza. E nel giro di poco tempo ci siamo sposati. E è stato un matrimonio veramente bello, vabbè, non perché era il mio, ma io per fede subito, siccome ho sposato il 2 marzo, e solitamente a marzo, almeno 25 anni fa, adesso magari siamo abituati a tanto caldo, col cambiamento climatico, eccetera, ma allora ancora non c'erano questi cambiamenti, e quindi dico no, io voglio sposare all'aperto perché sono convinta che il Signore farà avere il sole, e così è stato, cioè proprio sembrava veramente una giornata estiva, e quindi anche lì mi ha fatto veramente uno dei tanti poi regali in tutti questi anni. E però con questo non voglio dire che la vita è sempre rosa, tutto rose e fiori, diciamo che ho avuto anche dei problemi come tutti, però la differenza è che con il Signore li affronti in maniera diversa questi problemi. E c'è un canto che dice e non ha promesso sempre il sole, ma che non le tempeste non avremo, ma nei nostri cuori ha messo un canto e vittoria sempre ci darà. E quindi se noi siamo in mezzo alla tempesta, ma con Gesù dentro la barca, diciamo, l'affronteremo meglio queste situazioni che da soli, insomma. E voglio incoraggiare, no? Ti voglio incoraggiare oggi che se anche tu vuoi fare questa bellissima esperienza, diciamo, una decisione la più importante della tua vita, basta che accetti Gesù come tuo personale salvatore, che riconosci di essere peccatori, perché tutti siamo peccatori, ma il dono di Dio è la vita eterna. E niente, così ti incoraggio a fare questo e vedrai che la tua vita cambierà. Bello vedere che c'è ancora dell'emozione quando racconti questa storia, che è accaduta abbastanza tempo fa, però è evidente che è ancora viva nel tuo cuore, dentro di te, e soprattutto si vede che è un'esperienza personale, perché Gesù quella vuole darci un'esperienza personale e la vuole dare anche a te. Adesso sentiremo anche la testimonianza di Roberto, così sentiamo anche come lui ha conosciuto questo meraviglioso Gesù di cui vi parliamo. Roberto, tu sei felicemente sposato con Luigia, insieme avete anche un'attività a Orvieto, la gente penso vi conosce, vi vede, pensa che bella coppia di successo, con una bella famiglia, con una bella attività, ma forse non è sempre andato così, ci sono anche battaglie nella vita. Ci vuoi raccontare un po' qual è stata la tua esperienza di cambiamento di vita? Sì, il mio cambiamento è stato in conseguenza di Luigia e di questa sua amica che aveva parlato appunto del Signore a Luigia. E una mattina, di sabato mattina, Luigia piangeva così tanto appunto lì alla nostra attività, che mi sembrava strano che mia moglie poteva piangere in quel modo per una notizia che, diciamo, non conoscendo il Signore, che questa amica aveva parlato appunto del Signore, un Signore che chi... come me, che veniva da una famiglia, diciamo, cattolica, che lo vedeva sempre su quella croce, frustrato, tutto quanto, e invece era un Dio vivente. E in quel momento mi nervosì un pochino perché c'era parecchia gente, tutto quanto, ma
proseguo della giornata mi feci spiegare anch'io da Luigia quello che era successo nella vita di Luigia in quel momento e di Denise. E questo sì, il signore. E la domenica successiva sono voluto andare in chiesa anch'io per vedere quello che succedeva e dove andava mia moglie, perché dicevo, ma mo tutto insieme così, non è che eravamo praticanti. Noi, io almeno personalmente, venendo anche da Terni, così, ho una vita un pochino vivace, diciamo, tutto quanto, non credevo a un Dio vivente come l'ho potuto constatare facendo la sua esperienza, quanto il Signore mi ha toccato il mio cuore pure a me. E sono entrato in chiesa e quella domenica e io ho sentito veramente qualcosa di diverso nella mia vita, come se veramente c'era qualcuno attraverso il pastore di quel tempo, parlava dei miei problemi e c'era il Salmo 23 che dice: il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Io da quel momento mi sono sentito veramente trasformato, perché noi da poco avevamo comprato l'attività, ci dovevamo sposare, perché appunto per fede, come il Signore diceva, volevamo fare anche un matrimonio per stare davanti al Signore corretti, quello che Lui vuole. E io mi sentii veramente trasformato e iniziai anch'io a leggere la Bibbia, cosa stranissima, perché io l'unica cosa che potevo leggere era il Corriere dello Sport, ma ho iniziato a leggere la Bibbia e mi sono veramente ritrovato nel quello che il Signore mi parlava attraverso la Bibbia, e di una vita cambiata, di una vita mia cambiata, che poteva essere trasformata attraverso credere il Signore che era morto per me su quella croce. Io da quel giorno ho capito che il Signore non stava più su quella croce, era un Dio vivente e è un Dio vivente tutti i giorni. Appunto, non è che sono state tutte rose e fiori, perché avendo un'attività con i problemi di tutti i giorni e tutto quanto, però passando questi momenti difficili con il Signore, con una mente trasformata dal Signore, e veramente io oggi, se oggi hai un problema, hai qualche cosa, io ti confido, ha cambiato me nella mia vita, che non ci credevo, non potevo credere che un Dio vivente poteva fare una cosa del genere, e l'ha fatto. Basta che ho aperto il mio cuore al Signore, l'ho fatto entrare nella mia vita trasformandomi. Io prima non nego che bestemmiavo, non bestemmio più da tantissimo tempo, da quando ho conosciuto il Signore, fumavo, non fumo più, tante cose il Signore mi ha trasformato, e per me era una cosa quasi normale fare le cose del mondo. E oggi ti invito veramente, visto che ho un'attività e parecchi sicuramente ci conoscono come Luigia, a venire al Signore, donare il tuo cuore al Signore, perché Lui può trasformare veramente la tua vita oggi. Non ci sono problemi piccoli o grandi per il Signore. Lui è morto per me, per te, su quella croce, ma Lui ora è un Dio vivente. E io ti auguro di fare un'esperienza anche a te. Non basta tanto, basta aprire il tuo cuore al Signore. E io lo ringrazio, perché oggi appunto ho un'attività che, ringraziando Dio veramente, è nostra in tutti i sensi, abbiamo una bella famiglia, abbiamo una comunità che ci sostiene nelle preghiere, perché non basta solo pregare da solo, ma ci vuole anche la comunione fraterna, e quella è importante, che hai qualcuno che pensa anche per te nelle preghiere, nei momenti di felicità, nei momenti di tristezza, una telefonata, il Signore può cambiare veramente oggi la tua vita, e l'ha cambiata a me, quindi tutti hanno una speranza con Cristo Gesù. E volevo chiederti, Roberto, perché hai detto appunto che frequenti adesso una chiesa evangelica, cos'è per te appunto frequentare una chiesa? Perché forse tanti di quelli che ci ascoltano non conoscono la chiesa evangelica, non sanno bene come funzioni, cosa aspettarsi, no? Quando si va lì. Sicuramente è una grande famiglia dove senti l'amore di Dio. C'è l'amore e non l'ipocrisia di tante altre cose. Ci sono attività sia per i ragazzi che si devono avvicinare al Signore, soprattutto oggi che
C'è appunto un mondo tremendo dove li sta portando sempre più lontani dalla verità, che la verità sicuramente è Cristo Gesù, che non basta un bicchiere di vino per trasformare la tua vita, per essere felice, ma il Signore può trasformare oggi la tua vita. E la Chiesa è qualcosa di particolare, ti senti veramente in famiglia, cioè, dove parli della parola di Dio, studi la parola di Dio, e non sono tutte cose che qualcuno mi ha fatto un lavaggio del cervello, perché non ci sono riusciti nemmeno i miei genitori. In 24 anni che ho vissuto con loro, cambiandomi, ma solo Cristo Gesù a me mi ha cambiato la mia vita, perché lo sento veramente mio dentro e ha trasformato ogni cosa. E la Chiesa, noi appunto siamo a Lubriano, e per me è una grande famiglia. Io lo sento sempre più vicino, ma dal momento anche che ci sono altri fratelli, che in ogni momento tu ti puoi avvicinare a loro e c'hai una parola di conforto attraverso la Bibbia, una testimonianza, e ti rafforza sempre più la tua fede in Gesù. È infatti importante, sono importanti le relazioni, perché quando Gesù è morto su una croce dove c'erano due pali, uno verticale che ci parla della nostra relazione con Dio, e Gesù è venuto per restaurare prima di tutto la nostra personale relazione con Dio. Ma l'altro palo era quello orizzontale, dove lui ha allargato le braccia, e quello rappresenta la comunione che abbiamo tra fratelli. Quindi per noi la Chiesa è appunto trovarsi insieme, stare insieme, condividere la parola di Dio, un aiuto, una testimonianza. È lo stare insieme, questo è importante, le relazioni, perché penso che sia la cosa soprattutto che interessa di più a Dio, le nostre relazioni. Gesù ha detto: conosceranno che siete miei discepoli dall'amore che avete gli uni per gli altri. Quindi è proprio l'amore nelle relazioni, quello che purtroppo oggi manca spesso, anche nelle famiglie si fa difficoltà a trovare veramente quel vero amore. E Gesù ha detto che riconosceranno quelli che sono suoi dall'amore che hanno gli uni per gli altri. E vorrei chiederti, Roberto, la tua relazione anche matrimoniale, perché avete detto prima che convivavate, quindi sembrava andava tutto bene, ma quando avete conosciuto Gesù avete sentito quel bisogno di sposarvi, cioè decidere di avere un patto davanti a Dio, di consacrare la vostra unione. Come ha cambiato la vostra fede e il vostro matrimonio? Ha cambiato perché anche lì è stato il Signore che ci ha fatto capire veramente che non andava bene la convivenza, perché noi appunto, non conoscendo il Signore, non conoscendo la verità, vivevamo insieme perché avevamo da poco comprato un'attività, tutto quanto, però dal momento che il pastore ci ha messo, ci siamo messi in preghiera soprattutto, no? Il pastore, il Signore ci ha fatto sentire che non andava bene questa comunione che avevamo io e mia moglie, io e la mia fidanzata, perché come sappiamo tutti è una vita, la sera vai a letto insieme, tutte quante, e sinceramente ti sentivi che facevi qualcosa che il Signore non andava bene. Io allora abbiamo deciso, anche contro i nostri, la volontà, diciamo no, volontà, le nostre possibilità, perché avevamo comprato da poco l'attività, tutto quanto, di sposarci per ubbidire al Signore, soprattutto un'ubbidienza davanti al Signore. E la trasformazione è stata bella, perché non dico che non litighiamo con Luigia, che non discutiamo, perché sarebbe troppo ipocrita, però è un momento, e poi dopo aver discusso, che poi si discute sempre per le cose futili di questo mondo che ci vorrebbe portare lontano dal Signore, preghiamo il Signore e chiediamo perdono al Signore, soprattutto perché ci ha fatto in quel momento cambiare un attimino direzione, nel senso che il Signore ci ha lasciato liberi di fare quello che vogliamo, e basta che noi ci allontaniamo un attimino dal Signore, c'è qualche un altro che vuole che noi metta le liti in famiglia come le mette tuttora. Ma io devo dire che a noi ci ha cambiato la vita, sia nostra sia della nostra famiglia. I nostri genitori ci vedono cambiati. Io mi ricordo il giorno del matrimonio, che non sapevano di che cosa era la Chiesa Evangelica. Mio padre, conoscendomi, il Roberto precedente, era molto preoccupato, dice: speriamo che sia una cosa tutto normale, perché appunto, e invece anche loro sono rimasti soddisfattissimi,
sono stati rimasti toccati parecchi parenti che non credevano che Roberto poteva avere un cambiamento, ma il merito non è stato di Roberto, è stato quel signore che ha allungato quella mano potente su di me, e io lo ringrazierò finché il signore veramente non mi porterà con lui, perché lui è la verità, la via, la salvezza. E ripeto, nel Salmo 23 dice: il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Anche se mi mancherà qualche cosa, ma so che sto insieme al Signore e nulla mi farà mancare dal suo amore, soprattutto. Una cosa così, un'ultima domanda, che ha ripetuto spesso, ha detto, non la preghiera, no? Abbiamo pregato per il matrimonio, ho pregato per questo, ma cos'è la preghiera per te? Perché forse per tanti preghiera è un ripetere magari certe parole o certe cose imparate a memoria, da una cosa può diventare anche una cosa un po' noiosa, ma io per penso, te la preghiera cos'è? Io penso che il Signore mi conosceva prima che sono diventato suo figliolo, perché a parte sono stato sempre suo figliolo, perché sicuramente era un disegno del Signore, ma io ci parlo come sto parlando adesso a te. Io col Signore, il Signore non vuole le strofe già fatte, le cose, vuole la preghiera del cuore. In questo momento hai bisogno di chiedere aiuto al Signore, di chiedergli qualche cosa con parole semplici. Io parlo con il Signore come sto parlando con voi adesso, come parlassi con un cliente, con un amico. Lui è un amico fraterno, è un amico che non ti tradirà mai. E le preghiere non sono fatte sempre quelle. Quelle tu hai nel cuore. Io quando ho nel cuore qualche cosa lo esprimo a parole mie con semplicità, perché il Signore è molto semplice di quanto noi pensiamo. E la fede in Cristo è molto più semplice di quanto noi pensiamo, perché Lui è pronto lì, stendendoti la tua mano, per salvare la tua vita e salvare quella dei tuoi familiari, di chi ovunque ha bisogno. Bastano parole semplici per chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, soprattutto perché Lui è morto soprattutto su quella croce per noi, ci dovevamo stare noi, invece Lui è stato più grande di noi, è più grande di noi, e ci è dato Lui per i nostri peccati. E io lo ringrazierò veramente. Così possiamo approfittare adesso per fare una preghiera, allora insieme, anche tu con noi, dove sei adesso? Puoi unirti a noi in questa preghiera, perché Gesù ha detto: dove due o tre si riuniscono insieme, io sarò in mezzo a loro. Noi crediamo che quando ci riuniamo insieme nel nome di Gesù, Gesù è presente, così come lo è qua, lo è anche lì con te. Possiamo fare una semplice preghiera insieme, e voglio pregare che Dio ti possa dare la pace, perché credo che forse nel tuo cuore ci sia nella tribolazione, ci sia nella preoccupazione. Oggi guardiamo il telegiornale, guardiamo quello che succede nel mondo, guardiamo anche appena fuori casa, e purtroppo per alcuni anche il guardare nella propria casa è motivo di preoccupazione. Siamo tanto preoccupati, ma sapete che c'è scritto nella Bibbia per 365 volte: non temere. E Gesù ha detto: non siate in ansietà per cosa alcuna. Dobbiamo imparare a trovare pace nel Signore. La preghiera ci aiuta a questo. Allora facciamo insieme una semplice preghiera perché Dio possa farti sentire la sua pace, quella che Gesù ci ha promesso, perché Gesù ha detto: io vi do la mia pace, non la do come il mondo la dà, non dipende dalle circostanze questa pace di cui parliamo, ma è una pace nel cuore. E concludo con questa preghiera insieme con voi. Ci accordiamo con Roberto, con Luigia e con voi per fare questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, noi ti ringraziamo, Signore, perché tu hai mandato tuo figlio Cristo Gesù a morire per noi, a dare la sua vita, Signore, per trasformare la nostra, Signore. La sua vita è stata trasformata. Il giusto, colui che non conosceva peccato, è morto ingiustamente, ma è morto al posto del peccatore, così che il peccatore, come me, come Roberto, come Luigia, come chi ci sta ascoltando, potesse trovare quel dono meraviglioso della vita eterna. Signore, per questo noi ti ringraziamo. Io ti voglio pregare per chi ci sta ascoltando, che possa oggi, anche in questo momento, trovare quella pace nel cuore, quella pace che solo tu sai dare, Signore. Che anche se si trovano in tribolazioni,
signora, è in difficoltà in questo momento. Forse sei in difficoltà economica in questo momento, veramente, come si dice, non sai dove sbattere la testa, affidati del Signore, prova anche tu a pregare, a rivolgerti a Lui. Padre, io ti prego che tu possa toccare questa persona che si trova in difficoltà economica adesso e possa fargli conoscere, Signore, che tu sei il Dio che provvede il pane quotidiano, Signore. Padre, ti prego veramente perché possano tutti quelli che hanno ascoltato queste testimonianze, questa parola, possano anche loro rivolgersi a te per cambiare la loro vita, per trovare in te, Signore, la pace e il dono meraviglioso della vita eterna che tu hai promesso a tutti quelli che hanno creduto nel tuo nome. Amen. Amen. Vi ringraziamo per averci ascoltato anche questa volta e ci vediamo alla prossima con un'altra vita cambiata, con un'altra testimonianza, con un'altra storia che possiamo raccontarvi. Vi salutiamo. Ciao. Ciao.